Non piangere, che c'hai? Lasciate like e iscrivetevi al canale se anche voi volete bene ai vostri genitori. Se non mi fido non è colpa mia, tutta sta gente mi vuole che io. Bella a tutti ragazzi di questa Espo, oggi siamo con un nuovo vlog ragazzuoli. Allora, c'è un vento assurdo e vlog con una mano perché qui c'ho, ecco, King, che lo sto portando qui a fare i bisognini, visto che abbiamo appena fatto 3 ore di viaggio. C'è un vento assurdo, spero che sentiate qualcosa e non il vento. E voglio semplicemente dirvi che io dovevo iniziare questo vlog a Milano, solo che mi sono scordato perché stavo di fretta, visto che Montesi, che sta tipo lì, stamattina ha fatto un ritardo. C'è un vento assurdo, raga, vabbè. Stamattina ha fatto un ritardo assurdo perché dovevamo vederci tipo alle 10 di mattina, ma lui è arrivato alle 10 e mezzo, quindi stavamo di corsa e non ho registrato nulla. Poi non ho neanche registrato in treno perché ho preso la telecamera per fare l'intro in treno e niente, mi hanno sbroccato, hanno detto non urlare, quindi niente, ho eliminato tutto. Però volevo dirvi che oggi sto registrando questo video, è il 3 aprile, sto facendo una sorpresa ai miei genitori perché io il 6 aprile dovrei scendere a Romix, quindi i miei genitori sanno che scendo il 6 mattina, però faccio una piccola sorpresa, cioè scendo qualche giorno prima. Adesso sto a Tiburtina e faccio un giro con Monte qui in giro a Roma. Tanto King abbaia perché vede l'altra gente. E poi tornerò a casa e vedrò la loro reazione. Però volevo dirvi che proprio oggi sto registrando questo video. Faccio 6 mesi con Rosalba, mia ragazza. E ieri l'ho fatto una sorpresa. Adesso vi passerò la clip. Eccoci qua ragazzuoli. Allora, io mi sono appena fatto la doccia e boh, ho usato una scusa stupidissima con Rosalba per uscire. Ho detto io devo uscire un attimo. E lei si è andata a fare la doccia. E in poche parole, visto che oggi che sto registrando questo video è il 2 aprile, cioè quando sto registrando il video vero sarà il 3 aprile, sarà il nostro mesiversario. Io e Rosalba faremo 6 mesi insieme. Oltre a fare la sorpresa ai miei genitori, cioè andare a casa senza dirglielo e quindi fargli sorpresa, sono tornato a casa qualche giorno prima. Vorrei fare anche una sorpresa a Rosalba e comprarle un paio di scarpe che lei ama tanto. Adesso vi spiego meglio, però esco un attimo di casa e andiamo a fargli la sorpresa. Mi apri? Con un giorno d'anticipo, però spero le piaccia il regalo. King che abbaia sempre. Oh, è scappato King. Amore, auguri per i 6 mesi. Auguri per i 6 mesi. C'è st'opening. Per i 6 mesi, amore. Non ho un regalo da darti adesso. Dai, oh, non è, questo è un piccolo pensierino perché so che ti piace tanto. Oh, oh. Oh, che c'è scritto? Allora, dico qua. Se non ti piace, vuoi cambiare numero, eccetera, arrivato a portarlo subito adesso indietro. Vai. Amore, no, veramente, non dovevi. Dai, apri solo per vedere cos'è, dai. Che numero hai preso? Aspetta, che numero hai? 36. Ho preso 36. Vediamo se male che faccia è 37. Perché non c'è il mezzo. Io ho detto 36 e mezzo, ma c'ha... ho 36 o 37. Se ti sta male, scialla, prendo 37. Grazie mille. Ok, torniamo al vlog. Ok, spero che la clip vi sia piaciuta. In poche parole, le ho regalato le Buffalo azzurre, che sono delle scarpe che a lei piacciono molto, come nostro mesiversario, diciamo, 6 mesi, quasi un anno. Cioè, siamo a mezzo anno, quindi dai. E niente, adesso continuerò il vlog. Io e Monte faremo qualche giro a Roma perché ci manca, pure se fa un freddo assurdo qui. King sta per morire. Ehi, calmo King, dai. E poi vloggerò tutto più avanti. Comunque, raga, allora, volevo dirvi che io tornerò stasera a casa, perché vabbè, oltre che sto facendo un progetto insieme a Montesi, che sta sempre, ecco, lì a tenere valigie e sta vedendo, vabbè, il cane King, lo lascio a lui perché sennò poi abbaiava ogni volta il registro, abbaia. Volevo dire, tornerò stasera perché sia mio padre che mia madre stanno al lavoro, quindi non ho le chiavi di casa e vorrei arrivare a casa, citofonargli e fare ehi, sono io, senza che magari riaprono casa e pensano che sia un ladro e mi ammazzano. Ragazzi, allora, scusate questo taglionetto, però sì, sono passate tipo 4 ore dall'ultima clip e in poche parole diciamo che ho fatto un progetto che non posso ancora spoilerarvi, che non so ancora quando uscirà, però uscirà tra un bel po', perché uscirà tra più di un mese sicuramente. Per sapere più news di tutto, seguitemi su Instagram, mi chiamo Seespo, quindi mi raccomando, andatemi a seguire. E voglio dirvi che comunque adesso sto alla stazione perché devo prendere il trenino regionale, visto che io non è che abito proprio al centro di Roma. E c'è King che continua a piangere qui, per favore, basta. Devo prendere il trenino per poi tornare a casa e fare questa sorpresa ai miei genitori, che sì, sono tornati a casa, o almeno stanno tornando a casa. Mia madre è già tornata a casa, mio padre no, perché hanno scritto sul gruppo della famiglia. E niente, vorrei vedere la loro reazione a io che torno a casa. Magari saranno contenti, lo spero. E voglio tornare a casa soprattutto perché non ce la faccio più a sopportare King, ok? Che anche lui, poverino, si è fatto un viaggio da Milano, è venuto a Roma, poi da Roma adesso dobbiamo arrivare a casa e quindi dobbiamo prendere un treno regionale. Però ve lo giuro, fisso, non ce la faccio più. Non vedo l'ora di lasciarlo libero per casa, libero e felice. E vabbè, stavo dicendo,
è lui che mi marcherà il territorio e farà la pipì, però scialla. Adesso non so, fra 5 minuti passerà il treno, quindi stop di registrare, mi faccio il biglietto, perché sì, bisogna farlo il biglietto, e vado subito a prendere il treno. Ci rivedremo direttamente, penso, quando arriverò a casa. Se no registrerò qualche clip sul treno, basta che non ci sia tanti... Oh, è uscito, come ha fatto? Ma è uscito. Stavo dicendo, comunque, basta che non ci sia tantissima gente sul treno. Intanto bravo che mi ha rotto prendere il trasportino per uscire. Grande, chi sei? Ballanzasca. Volete sapere una cosa, raga? Questo treno non mi mancava proprio per niente. Sono appena arrivato fuori casa, io non ce la faccio più, perché ho fatto un botto di strada anche a piedi. No gang, non piangere, non abbagliare, non ti far sgamare adesso, per favore. E praticamente ci ho messo un botto, perché una volta arrivato alla stazione ho preso una navetta, sono arrivato qui sotto, mi sono fatto anche un po' di metri a piedi, e adesso citofono a casa e vediamo. Ok, io non so chi sta a casa adesso, spero che ci sia qualcuno. Siamo i ladri. Sei tu? Siamo i ladri. Apri. Ecco. Amore, grazie mamma. Amore di mamma sempre. A parte non so, si sentiva poco. Com'è che... Aspetta. Ma com'è che si sente così male il campanello? Grazie. No King, King, no, non ti abbandono qui, non ti abbandono. Io dovete sapere che ogni volta che metto King a terra mo lo libero. Amore. Stupenda. Tieni, vai libero King, libero King. Ah. Non ce la faccio più, sto per morire. Sono partito stamattina. Contento di rivedere mamma? Contento King? Ma amore della mamma. Non piangere, che c'hai? Perché? Oh, chi è? Nonna! Bellissima! Bellissima! Oh, siamo... Oh, sta fantasia. È contento di rivederti. Ti sta facendo le feste, guarda. Ecco. Ti sta facendo le feste. King, basta, King, basta. Basta, spegnetelo, spegnetelo. Conosci la strada, King, la conosci? Sì che la conosci. Ora come la conosci? Guarda, oh, è entrato in casa. Ormai la sa a memoria sta casa. Ah, e mamma, te lo lascio per qualche giorno. Perché sì, no, non ce la faccio più, basta. Mi hai fatto diventare matto oggi. Sto... Oh, King, sei contento? Sei arrivato a casa? Allora, no. Dov'è papà? Dov'è papà? Ancora devo tornare. Ah, devo tornare ancora al lavoro, ok. Sono tornato a casa, sì. Sì, dove è arrivato domani per il Romix, mi ha anticipato per te, vedi? King, King. Te lo giuro, immaginatelo tutto il giorno così nella testa, immaginatelo. Perché? Perché è contento. King, sei contento? Adesso sì, ti do da mangiare, da bere. Ecco, ti do tutto, calmo, calmo. Comunque, raga, allora un attimo, continuerò il video dopo. Mi devo sistemare, preparare, fare tutto. E ecco, è scappato King. Non è che ti va a pisciare in camera. No, King, no. Mentre King sta mangiando, aspetta, ascoltami un secondo. Allora, tieni, queste sono due. Uno, due, tre, quattro dovrebbero essere. Ma un regalo? Sì, un regalo. Ti ho fatto anche un altro regalo. E ferma, allora. Tieni, queste sono un paio di scarpe che sono tutte tue. Che belle. Ecco, 36, vanno bene 36? No. Te, stai pure in ciabatte, dai, metti le scarpe che qua bisogna registrare. E aspetta, vuoi vedere un altro regalo? C'ho altri regali per te, eh. Non sei pronta, vedi, tutti questi regali così. Io ogni volta... No, però... Allora, no, regalo. Dovete sapere che io ogni volta che torno a casa faccio tipo un botto di regali, tipo di vestiti e cose così. Oh, è vero, è vero. O a te o a papà o a zio o a qualcuno, comunque faccio qualche regalo. E beh, stai mangiando? Bravo King, te, mi raccomando. Mangia tutto e allora, sei pronta? Come ti stanno, male? Strette? Strettine. Un po' strettine? Vabbè, fa niente, fa niente. Io ci ho provato. Questa, guarda, sei pronta? Ah, anche una maglietta Sespo. Oh, questa. Contenta. Volevo, a volevi, a volevi. Volevo. Girala, gira, fa vedere. Girala. Olè, perfetto. Basta, c'ho un... Ah, ecco, c'è un'altra cosa, questa è per papà. Un profumo che mi hanno regalato a un evento. Perché, raga, dovete sapere, io tengo sempre i vostri regali. E poi, cioè, o li uso io o li do a qualcuno della mia famiglia. Però comunque li prendo sempre. E anzi, grazie mille a tutti voi che mi regalate cose durante gli eventi. Quindi questo qui sì, sarà un regalo per mio padre. E tieni anche un libro Valesco che già te ne ho dati. Beh, io li ho comprati. Vabbè, l'hai comprati, però già l'ho dati tanti anche io. E se ti serve qualcosa c'ho anche un libro. Torna a casa, ti faccio sorprese e pure l'outfit. Anche io un bacione. E niente, adesso aspettiamo papà e poi faremo l'outro del video. Sono passati circa 15 minuti, 20 minuti e è arrivato mio padre, sta di là, e adesso ho detto a mia madre:
parte no, brucio tutto. Ho detto a mamma, fallo venire in camera. Però ho lasciato King di la gabbaglia, quindi vado io. Oh, bello, oh, come stai? Bene. Tutto a posto? Com'è qui? Com'è qui? Sta sorpresa, perché mi mancavi, hai visto? Devo venire a Roma. Perché per il Romix, lo so, va. So, anticipato un pochetto. No, te vieni. Ok, se paghi il biglietto, Romix è tanto grande. No, sto scherzando, dai. Ah, mi sono scordato di dirti una cosa, mi serve uno che mi porta lì, quindi la macchina, quindi la guidi te. Grazie mille per l'accompagno. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Finalmente, raga, sono tornato nella mia vecchia stanza. Wow! E ho dato anche una botta sul letto, aia. Comunque, niente, sono contento perché adesso mi sdraio e sto a casa nel mio letto, che è tutto iniziato da qui, nel senso io che editavo i video qui, registravo i video qui insieme alla mia famiglia, poi andavo in giro nella Vlog House di Roma e oh mio Dio, voglio per forza tornarci a Vlog House di Roma prima di andare a Romix. Però a parte questo vorrei fare un'altra cosa, nel senso voglio andare a cena fuori. Pure se oggi è mercoledì, fa niente. Scrivo a qualcuno, voglio andare a cena fuori perché voglio riuscire un po' qui. Voglio un po' distaccare un attimo da YouTube, anche se appena tornerò mi dovrò editare questo video, quindi dai, dovrò fare altre miliardi di cose, perché poi domani mattina devo riandare al centro di Roma per finire questo progetto, che poi non lo finirò mai. Però andrò a continuare questo progetto che ho iniziato oggi e che continuerà per molti altri giorni. Non vedo l'ora di annunciarvi tutto. E ragazzuoli, io sono arrivato, scusatemi se ho vloggato da quando stavo a Roma e non il viaggio, però... Hey, succede, mi sono proprio scordato, è che ho miliardi di cose e purtroppo non riesco a fare bei video come ai tempi, perché io mi ricordo che l'anno scorso quando stavo qui a Roma pensavo solo ai video su YouTube e quindi portavo dei contenuti migliori e lo so anche io. Quindi come altro di questo video chiedo scusa a tutti voi, perché lo so, sto un po' calando di contenuti, però è solo un momento transitorio perché sto sempre fuori per il tour, ho miliardi di cose da fare e progetti da fare e quindi niente, mi scuso, spero di tornare a fare bei vlog, ci provo. Proverò, ci metterò d'impegno e niente, io comunque spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando apprezzate lo sforzo che comunque pure con le miliardi di cose continuo a fare un video ogni tre giorni e fidatevi, non è semplice perché i video me li registro io, le idee vengono a me, i video me li edito io, poi li programmo io su YouTube, le miniature me le faccio io, quindi è un po' complicato, non so adesso se cercare qualche aiuto da qualche parte oppure fare mente locale e vedere le priorità, le cose che devo far meglio. Comunque queste sono faccende che a voi non interessano e devo studiarmele bene io da solo. Comunque cosa importante è lasciate like e iscrivetevi al canale se anche voi volete bene ai vostri genitori. Noi ci rivediamo con un prossimo video. Baci cuccioli. Giovane bello Dorian Gray, tu giovane babbo Dorian fake. A me frate fanno il ritratto, ehi, te sei una copia soltanto, ehi.